Stiamo effettuando gli ultimi preparativi per la partenza della quarta giornata di Tones on the Stones 2020. L'edizione è partita nel migliore dei modi, abbiamo avuto un grandissimo successo di pubblico, domenica sera a Baveno con Fellini 100. Lunedì c'è stata la lezione di Riccardo Blume e Ragesh, è stata veramente molto interessante e appassionata. E ieri siamo stati negli Orridi, dove Malatesta ha tenuto una performance con dei piatti e un piccolo tamburo, creando delle sonorità incredibili, ed è stato un evento che ha incantato veramente tutto il pubblico presente. Adesso siamo qui pronti, il festival entra nel vivo, domani sera abbiamo Fresu, Ciammarughi e Folì con tutto esaurito, siamo felici che il pubblico ci ami sempre così tanto. E poi venerdì abbiamo Emanuele Coccia al Devero e alla sera Sid Castello in Cava, e termineremo poi con Nicolas Jarre, Mana e Vladimir Elena con una serata di elettronica e di audio show audio video molto interessanti. Domenica, festa di chiusura, sempre a Ghesh, torniamo a Ghesh con un brunch in mezzo in un grande prato, dove nella più totale sicurezza potremo festeggiare questa 14ª edizione.